Questo sarà un video diverso dal solito. Normalmente cerco di evitare questo tipo di contenuti, ma stavolta vorrei difendere uno dei giochi più divertenti che ho giocato su PS4, Ghost of Tsushima. Difendere da cosa? Ci sono alcuni fan di The Last of Us 2 che vogliono abbassare il voto degli utenti di Ghost of Tsushima su Metacritic, mettendoli 0. Ciao a tutti, io sono Sasha e Basta, e in questo video vi mostrerò le prove di ciò che dico. Lasciate un mi piace per aiutare gli altri a trovarlo, e andiamo! Come sapete, ultimamente The Last of Us Part 2 è stato molto discusso su tanti aspetti, come la storia, i personaggi, il gameplay, ma soprattutto per il voto su Metacritic. Il titolo di Naughty Dog ha ricevuto varie valutazioni, giuste e non. Alcuni critici e utenti gli hanno dato il massimo dei voti, mentre altri giocatori gli hanno dato 0. Giustamente nessun titolo si merita il massimo, ma nemmeno lo 0. Questa pratica si chiama review bombing, ovvero i giocatori scontenti che cercano di danneggiare il gioco senza essere ragionevoli. Ora, lo stesso sta succedendo a Ghost of Tsushima con tanti 0, ma stavolta non si tratta dei difetti del gioco, si tratta di questo. Come potete vedere, il voto degli utenti per Ghost of Tsushima è molto più alto di quello di The Last of Us Part 2. Per questo molti fan amareggiati del titolo Naughty Dog vogliono abbassare il voto di Ghost of Tsushima, non si sa perché. Se andiamo a vedere alcuni profili degli utenti che li hanno messo 0, vedrete che hanno solo due recensioni sul sito. Una con il 10 per The Last of Us Part 2 e l'altra con lo 0 per Ghost of Tsushima. Questo significa che queste persone hanno creato appositamente il profilo per mettere il massimo al primo e poi, amareggiati per la media bassa, il minimo all'altro. Ora, personalmente non supporto il review bombing per nessun gioco, ma farlo per invidia o altri motivi simili è veramente una cattiveria. Alla fine, quello che voglio dire è che vi consiglio sempre di vedere le recensioni di più fonti e soprattutto quelle di cui vi fidate. E a quegli utenti su Metacritic dico... c'ho piacere! Ghost of Tsushima è veramente un gioco super divertente e ve lo consiglio caldamente, non rimarrete delusi. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questa storia e magari quale di questi due giochi preferite. Come sempre, grazie mille per la vostra compagnia. Qui Sasha e Basta, e ciao!